Prato La Peligna giovedì scorso, presso la palestra comunale Ezio Ricci, nei pressi del campo sportivo, ha avuto l'onere e l'onore di ospitare il Regional Day 2015. L'evento, promosso dalla Nazionale Italiana Pallavolo Femminile, è la tappa dedicata all'Abruzzo del progetto Italia Volley Lab, che prevede un incontro in ogni regione per la ricerca di quei talenti che potranno in futuro accedere in nazionale. Soddisfazione in casa GS Volley Pratola 78 nel vedere il proprio nome e quello di Pratola all'interno di una programmazione nazionale affiancata a città come Milano, Genova e Roma. Vuol dire che la nostra pallavolo è una pallavolo di qualità. Abbiamo dei tecnici, come il nostro professore Emilio Di Bacco, che si impegna tanto e quindi punta molto sulla qualità, e questo è un giusto premio che non va a noi dirigenti, ma va al nostro staff di allenatori. Sì, è una giornata storica per la pallavolo pratolana, ma soprattutto per la pallavolo provinciale e per l'intero movimento pallavolistico abruzzese. Questo è un programma nazionale che oramai ha modo di essere da tanti anni e ogni anno i Regional Day si disputano nelle varie regioni d'Italia. Quest'anno è toccato alla provincia dell'Aquila e ringraziamo il presidente provinciale che ha destinato questo evento a Prato La Peligna, anche in virtù dei successi che in questi anni hanno contraddistinto la pallavolo giovanile pratolana, che ci ha portato ad essere tra le prime squadre d'Abruzzo, senza dubbio a livello giovanile. L'investimento su un uomo che è Emilio Di Bacco, il professor Di Bacco, che rappresenta molto bene questa cittadina. Emilio Di Bacco è un tecnico regionale, ha dei riconoscimenti di vita pratica, di attività, di impegno, che fa con tanto amore e dedizione alla pallavolo. Essendo tecnico regionale ed avendo questa sede che permette la presenza anche del pubblico, quindi dei genitori, un sito che è baricentrico rispetto alla nostra regione, con le distanze, vengono da tutto l'Abruzzo qui le atlete che partecipano, e poi la soddisfazione di avere dei tecnici nazionali che riconoscono nel lavoro fatto da Emilio Di Bacco un lavoro pari, se non superiore, ma certamente pari a loro fatto a livello nazionale. Il centro di qualificazione regionale Abruzzo, tramite il selezionatore regionale, il professore Emilio Di Bacco, e su segnalazione dei selezionatori provinciali, ha quindi convocato 18 giovani atlete dell'anno di nascita 99, 2000 e 2001 dell'intero panorama abruzzese per un allenamento selezione che è stato condotto dai tecnici dello staff della nazionale, il professor Giuseppe Davide Galli e il professor Danielo Pasquale. Il progetto è nuovo, ha preso anche un nuovo nome che è PTR, quindi Progetto Talenti Regione, proprio per cercare questi nuovi talenti. Siamo qua. Devo dire che è una bellissima giornata per me, perché vedo delle ragazzine che si impegnano tanto, ma anche con le buone capacità, per ora, per quello che ho visto fino ad ora, nei fondamentali e nelle tecniche di base. E sono, insomma, devo fare i meriti alla struttura regionale, perché evidentemente sta lavorando nella direzione giusta.